il costo dei libri di testo, l'idea che non è necessario adottare libri di testo, c'è l'idea del comodato d'uso per i libri di testo e per i libri digitali e anche il fatto che si possono usare edizioni precedenti dei libri. E questo è perché effettivamente il costo, diciamo, del complessivo dei libri era uno degli argomenti che le famiglie, il forum degli studenti ci sottolineavano come pesante nell'ambito del costo dell'istruzione secondaria. Quindi abbiamo deciso di intervenire su questo tema, ma non è finita qua, perché poi affronteremo il tema successivo del libro digitale. Però l'idea delle reti di scuola che prendono i libri mi sembra un'idea molto innovativa che non era stata pensata fino ad oggi, insomma è anche un intervento importante, dà un segnale in generale che il costo dell'istruzione, che il governo è intervenuto sul costo dell'istruzione e soprattutto il segnale che gli studenti sono al centro della scuola, quindi noi siamo intervenuti prevalentemente sugli studenti e pensando a loro e al loro percorso fino anche all'accesso all'università. Quindi